professore Giuseppe Speranza. Sabato sera lei è intervenuto a Villa Macrina in occasione degli spettacoli previsti dal cartellone Vulcano 4S, grande partecipazione per Etnica di Tirambo e Paolo Caiazzo. Ero presente come spettatore, poi mi è toccato rappresentare e fare un intervento di saluto alla città da parte dell'amministrazione. Lo spettacolo di sabato sera è stato solo l'inizio di una lunga serie di interventi che ci saranno in città, tra Villa Macrina, Sant'Antonio. Ci sono varie location dove ci saranno questi tipi di manifestazione. Vulcano 4S è un progetto che viene già da qualche anno e purtroppo per i noti motivi di Covid non si è potuto realizzare. Avremo in città delle firme importanti come Massimiliano Gallo, Gragnaniello, c'è stato Caiazzo sabato scorso che veramente è stata una vera e propria sagra della risata, una persona che riempie le sale, riempie le platee quando interviene. Un invito ai cittadini: non vi perdete queste occasioni che sono momenti anche di momenti di aggregazione dopo tanta pausa per il Covid. È anche bene incontrarsi con gli amici in una serata a teatro, in piazza o in qualche salotto dove si tengono queste belle manifestazioni. Ricordiamo che questi spettacoli sono gratuiti e per partecipare basta semplicemente prenotarsi. Basta semplicemente prenotarsi alla Proloco e mi corre l'obbligo ringraziare l'assessore collega il dottor Enrico Pensati e tutto il suo gruppo politico per questa opportunità che ci offre, perché premetto, io non sono l'assessore alla cultura e agli eventi, ma mi trovai sabato sera lì da spettatore e dovetti rappresentare l'amministrazione perché c'è stato un momento di doppioni, ci sono varie manifestazioni e allora ognuno poi è destinato a una serata. Sono tante dunque le iniziative che l'amministrazione comunale sta portando avanti, tuttavia nota dolente resta sempre la spazzatura. Beh, speriamo, io devo sperare per forza perché mi piace abusare di questa battuta, ho un cognome che mi condanna, devo sperare per forza. E la spazzatura, da qualche giorno, credo da alcune ore, è subentrata in città la nuova ditta che è subentrata alla Buttol. Pare che i segnali siano abbastanza positivi, almeno da un colloquio telefonico avuto tra me e il delegato alla nettezza urbana, l'ingegnere Mele. Lo so, una città in condizioni pietose, con tanti ingombranti che oso dire messi artatamente negli angoli della città, non è bella da vedersi. Ma credo che chi mette questi ingombranti, chi li distribuisce o gli commissiona questo tipo di attività, si dovrebbe almeno vergognare.